Un francobollo da 29 centesimi. Paga $1.85. $2 di gas, per favore. 4,20. Quanto costano le caramelle da un centesimo? Una vera e propria fortuna. Che fregatura, io non ti do un soldo. Ecco cosa penso del suo negozio. Sciocco cliente! Non si può far del male alle brioche. Per tutti i polli al curry. Prosciutto scaduto. Questa volta mi sa che ho esagerato. No, no, non ci cascherà nessuno. Oh, carne in saldo. Questa è aperta. No, lo stomaco arremolisce. Le budella si attorcigliano, non c'è molto tempo. Devo finire. Beh, il malanno di Homer può essere attribuito all'ingerimento di cibo guasto oppure a una specie di fattura voodoo. Ehi, noi ci siamo concentrati sugli occhi. La tua carne marcia mi ha fatto stare male. Sono davvero dispiaciuto. Prego accettare 3 kg di gamberetti congelati. Questi gamberetti non sono congelati ed hanno uno strano odore. Va bene, 6 kg. Difenditi con Ke Brockman e la sua squadra cani da guardia del consumatore di Canale 6. Offertovi da... Quel cane riesce a vendere qualunque cosa. Buonasera, c'è una smentita sulla denuncia vecchiaccio al ghiaccio riguardante una casa di cura. La casa di riposo era riscaldata. Il filmato ritraeva un frigorifero per la custodia di pellicce. Ci sono anche state chieste delle scuse per aver usato il termine vecchiaccio. Tra poco tratteremo un nuovo caso, quello del vecchiaccio stizzoso. Un attacco di carne rancida? Stupidi parassiti, è possibile che non esista modo per avere giustizia? Se avete qualche lamentela come consumatore, chiamate questo numero. Che pezzo! Papi, dovresti fare la spia sul jet market. Ed ora un messaggio dalla chiesa dei mormoni. Papi, mi stai ascoltando? Shh, Lisa, il cane sta abbaiando! Lei è disposto ad andare sotto copertura per inchiodare quella canaglia? Niente da fare, amico. Niente da fare. Si trovi un altro pappamoll. Io non ci penso proprio a mettermi addosso una maledetta microspia. Va bene, d'accordo. È disposto a nascondersi addosso una camera e un microfono? Oh, quello sì. Abbiamo escogitato una camera talmente piccola da entrare in questo cappello da cowboy. Ora, deve rimediarci un filmato incriminante. E si ricordi, deve entrare e uscire in 10 minuti. Altrimenti subirà un danno permanente al collo. Non è uno scherzo. Non ti allarmare, Apu. Vai pure avanti con le tue solite faccende quotidiane. Proprio come se non portassi questo. Sembra capito. Come che il suo copricapo emette strano ronzio, signore. Forse ha un'ape dentro il suo sombrero? Ave! Io! No! Homer, quel cappello faceva parte della squadra da 20 anni. Gli restava un solo giorno per andare in pensione. È arrivato il momento di riempire girarosto di hot dog. Oh, è un pochino incrostato di luridume. Oh, beh, non importa, vendiamo lo stesso anche lui. Che questo rimanga segreto tra me e te, cappello spiaccicato. Per dindirindina l'abbiamo inchiodato, signor Simpson. Ora dobbiamo... Signor Simpson. Un hot dog, per favore.